Ciao ragazzi, eccoci qui di nuovo insieme per una nuova lezione. Insieme! Magari, mannaggia la miseria, mi dispiace, ma è importante che in qualche modo riusciate comunque a seguirmi. Dunque, in questa lezione parleremo di un nuovo argomento. In realtà si tratta delle ultime tre lezioni, una trilogia. Fatemi passare questo termine. Queste prime due lezioni di questa terna sono quindi propedeutiche all'ultima lezione. Nell'ultima lezione parleremo proprio del GPS, che è l'argomento che mi piace di più. Ragazzi, la premessa che faccio è che questa lezione, la lezione successiva, questa qui in particolare parleremo di cartografia e derivati. Ma l'obiettivo di questa lezione è quello di darvi gli elementi, gli spunti necessari per comprendere poi successivamente le argomentazioni che ci introdurranno al GPS. Non è quindi come al solito, questa è una cosa che ho detto, questo non è un corso di grafica, né un corso di security, né un corso di crittografia, eccetera, eccetera, ma in qualche modo comunque raccoglie aspetti di varie discipline. Insieme per darvi l'argomentazione giusta e farvi comprendere lo scenario nel quale poi si calano determinate argomentazioni. Passiamo subito quindi all'elenco delle argomentazioni, quindi introdotte in questa lezione. Quindi ho detto, in questa lezione parleremo dei GIS, dei Geographical Information System, che appunto è la superclasse nella quale appartiene il Maps, la notissima applicazione di Google per la navigazione. Attenzione, sono due cose diverse, GIS e Maps. Maps è un'applicazione, GIS è una classe, una categoria, tant'è vero che GIS significa Geographical Information System. Non stiamo qui a specificare quale programma implementa il GIS, quindi diciamo il Maps può essere ritenuta a buona causa come un'istanza di un GIS, ok? Bene, allora vedremo in questo momento, vedremo in questo momento, in questa lezione vedremo appunto un'introduzione al GIS, quindi al Geographical Information System, daremo alcune definizioni, vedremo la sua struttura generale, parleremo di caratteristiche del GIS, vedremo il modello spaziale del mondo reale. Poi parleremo più propriamente quali sono gli oggetti del GIS e poi parleremo della georeferenziazione. Che cos'è la georeferenziazione? La georeferenziazione è in pratica molto importante perché sicuramente questo è uno degli argomenti che più interessa direttamente il GPS. La georeferenziazione è la possibilità di localizzare un oggetto geografico in maniera matematica, se vogliamo, ecco una definizione abbastanza semplice ma comunque efficace. Quindi georeferenziazione, quindi riuscire a geos per terra referenziare questo oggetto, quindi riuscire a dargli un insieme di coordinate che lo riescano a identificare nell'ambito di una configurazione spaziale ben precisa, in questo caso della crosta terrestre. Qui poi parleremo ovviamente dei modelli della Terra e poi vedremo che cosa sono i datum geodetici. Vedremo che sono dei sistemi diversi tra di loro, ma che comunque hanno il comune obiettivo di referenziare degli oggetti. Purtroppo i datum sono diversi e questo ha creato, a dire la verità, qualche problema, perché adesso comunque c'è una convergenza verso il WGS 84 per una serie di motivi che andremo successivamente a raccontare. Poi, dopo il datum geodetici, parleremo un po' di coordinate terrestri, e quali sono i metodi cartografici che hanno permesso di realizzare delle mappe, soprattutto mappe 2D. Quindi vedremo il metodo delle proiezioni e poi parleremo un pochino, daremo un po' un'occhiata alle mappe. Dunque, abbiamo parlato di GIS, ma che cos'è il GIS in effetti? Allora, abbiamo detto che è una superclasse che contiene al proprio interno Maps, no? Ma GIS è l'acronimo appunto di Geographical Information System, quindi è un sistema informatico per la gestione dei dati geografici, anche se questa è una definizione non proprio esatta, secondo la mia opinione, però in qualche modo diciamo è quella che è maggiormente impiegata, quindi va bene, per adesso può bastarci questo tipo di definizione. Perché si chiama GIS? Perché Geographical? Geographical perché le informazioni riguardano strettamente le informazioni che rappresentano il territorio geografico, ecco perché sta per Geographical. Quindi
Quindi informazioni che devono essere memorizzate e opportunamente poi, allora, su richiesta debbono essere anche localizzate. Quindi elementi geografici, quindi parleremo di elementi geografici. Ecco perché geographical. Perché information? Information perché in realtà si tratta di veri e propri sistemi informativi che portano informazioni di varie forme, appunto come mappe, immagini, tabelle, relazioni, interrogazioni, statistiche, incroci, eccetera, eccetera, eccetera. System, perché un sistema? Perché ovviamente è fatto di più componenti, quindi abbiamo la componente hardware, la componente software, quindi i dati geografici, la componente umana e così via. Quindi sono tanti componenti che convergono nella realizzazione del tutto, ecco perché viene chiamato sistema. E quindi in definitiva il GIS, il Geographic Information System, identifica in maniera abbastanza precisa una classe di problematiche legate proprio all'area appena descritta. L'obiettivo principale di un GIS qual è? Ovviamente l'obiettivo principale è quello della, se vogliamo, della predizione, perché fornisce un supporto decisionale. Che significa? Significa che tutte queste informazioni che io vado ad inserire all'interno di una banca dati, in qualche modo mi dovranno servire per prendere una decisione. Ad esempio, dove costruire una strada per minimizzare i costi, o perché, no, non, per, non guardando i costi, ma guardando, per esempio, l'ubicazione abitativa, quindi qual è il modo migliore per ottimizzare l'interconnessione tra le città, migliore inteso in tanti sensi, non è un senso univoco, non è soltanto il metodo, non si prende come spunto soltanto il metro del costo, ma il costo è uno dei parametri nella realizzazione, ma noi potremmo anche ottimizzare le comunicazioni, la facilità con la quale dei territori possono comunicare tra di loro e così via. Quindi diciamo il limite è soltanto la fantasia. Quindi diciamo che in definitiva un GIS serve non soltanto per salvare e memorizzare delle informazioni, ma soprattutto per fare delle predizioni, per eventualmente poi per realizzare dei progetti e quindi identificare precisi obiettivi e di conseguenza raggiungere criteri, per esempio, di ottimalità relativamente a certi obiettivi prefissati. Bene. Detto questo, passerei subito a definire la struttura di un GIS. Allora, come tutti i grandi sistemi in senso lato, anche un GIS rientra in un sistema che è categorizzabile, nel senso che al proprio interno possiede, ed è giusto che sia così, cioè per costruzione, diciamo, più che altro, categorie alle quali far appartenere delle proprie funzionalità e anche delle capacità di rappresentazione. In un certo senso, diciamo, conviene definire un GIS a livelli, a strati, un po' come un sistema operativo, se vogliamo, perché ciò ci aiuta tantissimo nella definizione delle proprie funzionalità. Nel caso specifico, quindi, parleremo di 6 livelli: organizzazione, visualizzazione, interrogazione, combinazione, analisi e predizione. Allora, con l'organizzazione, grossi capi, adesso andiamo a definire. Valuteremo la capacità di gestire proprio in maniera materiale i dati. Tra l'altro, diciamo che relativamente ai sistemi cartografici, le mole dati sono davvero imponenti perché ovviamente non si tratta di cartografia pura, ma anche di servizi associati al territorio. Quindi, insomma, le informazioni sono tante e poi sono anche dinamiche perché sono aggiornabili e quindi questo complica ulteriormente il nostro sistema. Comunque, per cercare di semplificare, spesso conviene fare il paragone con l'istanza del MAPS di cui abbiamo parlato. Da non confondere, ripeto, con un GIS. Il GIS è una classe che identifica una serie di applicazioni, come per esempio lo stesso MAPS. Quindi abbiamo detto organizzazione, visualizzazione. La visualizzazione vedremo tra qualche istante meglio in dettaglio. E la capacità di proporre all'utente in maniera grafica, quindi in maniera molto sintetica, alcune informazioni. L'interrogazione, la capacità di effettuare delle query sul nostro sistema, query di tipo geografico. La combinazione è molto importante perché è l'aggregazione di questi dati. Perché è vero che esiste una grande disparità, una grande eterogeneità dei dati. Però lo scopo di un GIS è quello proprio di aggregare questi dati, quindi combinarli per scoprire eventualmente nuova conoscenza.
Oppure queste aggregazioni sono utili per effettuare delle analisi, le quali analisi tipo statistico, tante analisi che potremmo fare su questa combinazione dei dati, è possibile fare una predizione, che sarebbe l'ultimo, il sesto livello, che è quello più importante, più ad alto livello. In effetti, vedete che c'è questa freccia qui a sinistra, a destra, qui a destra, che mostra la complessità crescente partendo dall'organizzazione dei dati fino ad arrivare alla predizione. Bene, andiamo però con ordine. Qui parliamo in prima istanza dell'organizzazione. Abbiamo detto che l'organizzazione dei dati sicuramente è il primo step, il primo livello con la quale dobbiamo confrontarci nel momento in cui parliamo di un GIS. Questo perché? Perché gestisce direttamente il livello che gestisce, tocca direttamente i dati del nostro sistema. Ovviamente la quantità di dati è enorme e, come abbiamo detto poco fa, si può anche spesso trattare di database dinamici. Dinamici significa che possono essere accresciuti, e questo accrescimento può essere sia a cura dell'utente, sia a cura dei system manager. A cura dell'utente, perché l'utente stesso può, come no, apportare dei propri contributi. Si pensi ad esempio a Maps, che permette di realizzare dei contributi da parte degli utenti in maniera molto concreta. Facciamo un esempio banale. Maps, voi sapete molto bene che è utilizzabile in diverse circostanze e per diverse situazioni. Faccio espressamente riferimento, per esempio, a circostanze nella quale c'è un grande traffico. Se avete fatto caso, soprattutto a partire da una certa release di Maps in poi, qualora si debba percorrere, utilizzando appunto il navigatore, un certo percorso, bisogna effettuare un percorso stradale. Se avete fatto caso, la strada si colora di rosso, di giallo oppure di verde. Questi colori lasciano presagire situazioni di traffico ben precise. In effetti, con il rosso soprattutto, veniamo allertati di una particolare situazione di traffico. Ma come avviene questo processo? Come fa Maps a conoscere che in quella circostanza ci sono molti veicoli in una certa strada che quindi provocano una congestione? Come fa? Me lo siete mai chiesti? C'è cioè, un modo molto molto semplice. Si utilizzano le informazioni degli utenti, ovvero sia proprio dai cellulari che sono in giro per il mondo, in giro per le città. Se per esempio in una certa piazza, in una certa strada, dove usualmente c'è uno scorrimento di traffico medio di 80 km/h, no, in città no, in città dovrebbe essere il massimo limite 50 km/h. Quindi, se casomai Maps conosce che attraverso l'uso degli utenti sa che in quella strada per la velocità media è di 50 km/h, è chiaro che in caso di congestione tutti i navigatori, tutti gli automobili andranno più lentamente. Le informazioni vengono comunque catturate da Google, nella fattispecie, e quindi con Google si accorge che la velocità media di quel tratto è inferiore alla velocità ideale di quel tratto, e quindi viene automaticamente segnalato un tratto rosso. Perché viene segnalato il tratto rosso? Ecco, voi avete visto che alla fine degli scopi, abbiamo visto proprio nella slide precedente, riproponiamola, guardate un attimo. Ecco, vedete, l'ultimo strato è la predizione, cioè se io vedo che c'è una strada rossa, lo scopo di questo sistema, di questo GIS, in questo caso di Maps, è quello di predire eventualmente una migliore strada diversa da quella che si era inizialmente impostata, perché il traffico dinamicamente ci fa cambiare caratteristiche di un percorso rispetto a quella che era il calcolo effettuato in precedenza. Quindi la predizione è il sul da farsi, fondamentalmente, e quanto incide il GIS su quello che può essere appunto l'obiettivo, il modo in cui raggiungere un certo obiettivo. Quindi, con l'organizzazione di questi dati, abbiamo la possibilità di aggregare tutti questi livelli e proporli all'utente in base alle necessità. Per esempio, oltre ad avere le informazioni stradali colorate che ci diano le informazioni di traffico, abbiamo anche la possibilità, lo sapete benissimo con Maps, di vedere anche le mappe così come sono, perché sono state fotografate in maniera cartografica, se vogliamo, dal satellite.
E quindi lui Maps, effettua una sovrapposizione, quindi sia dei percorsi stradali, sia con quelli proposti dalle mappe fotografiche dei satelliti. Quando parliamo di localizzazione dei dati, bisogna fare un distinguo tra due tipologie fondamentali dei dati: dati che possono essere di tipo spaziale oppure di tipo alfanumerico, quindi stiamo parlando di attributi. Allora, l'altro livello fondamentale che dobbiamo valutare è quello della visualizzazione. Anche se è molto importante, ragazzi, perché la grafica, in qualche modo, e anche il paradigma grafico che viene scelto, misura di un'espressione. E siccome sono molto sintetici le informazioni grafiche, quindi sono anche molto comunicative, è molto importante riuscire a sviluppare un sistema grafico tale che riesca a comunicare in maniera semplice ed efficace delle informazioni all'utente. Quindi la visualizzazione è tutt'altro che un sistema banale, non è soltanto un fatto di mostrare le informazioni così come le presenti il database, ma anche di proporle nella modalità con la quale vengono proposte queste informazioni. Questo risulta basilare, quindi perciò ecco, si preferisce racchiudere in questo layer, in questo strato, il livello di visualizzazione, la possibilità di racchiudere quindi tutte le informazioni relative alla gestione e al management dell'approccio visuale. Quindi quando parliamo di visualizzazione dobbiamo parlare di risorse fisiche vere e proprie, quindi per esempio possiamo parlare del video, possiamo parlare delle stampanti, dei plotter, cioè sistemi che in qualche modo trasferiscono su supporto cartaceo o elettronico, se parliamo di video, le risorse di cui si vuole ottenere una certa visualizzazione. Però quando si parla di visualizzazione, d'altro canto, bisogna anche parlare dei formati. Cosa intendiamo per formati? Intendiamo appunto i colori. Ecco, avete visto che poco fa abbiamo parlato, giusto appunto, dei colori della mappa che può essere le strade che il Maps può effettuare, che può essere verde, giallo, rosso, che hanno diversi significati a seconda del colore. No? Simboli. Ecco, per esempio, possiamo fare molti esempi riguardanti, per esempio, ai mark che vengono messi su una mappa che simboleggiano un servizio, punti di interesse o quant'altro. Effetti speciali che possono essere comunque riprodotti. Quindi diciamo che la visualizzazione racchiude un po' tutte queste argomentazioni, ecco perché vengono racchiuse nel layer delle visualizzazioni, che costituisce il secondo livello. Il terzo livello, invece, è il livello di interrogazione, il livello della query, anche se è importante perché grazie alla query io posso tirar fuori una serie di informazioni. Per esempio, io attraverso una query, per esempio, dove si trova via Garibaldi numero 34? È un'interrogazione, quindi con questo livello io devo in qualche modo fissare tutti i formalismi che sono necessari per la comunicazione. L'interrogazione vera e propria la si può distinguere fondamentalmente in tre tipologie: l'interrogazione di attributi, l'interrogazione spaziale e l'interrogazione topologica. Quando parliamo di interrogazione degli attributi, intendiamo conoscere le caratteristiche, di una feature che è memorizzata nella banca dati. Ragazzi, molte delle cose le leggo in quanto sono molto compatte, le ho scritte, forse devo scrivere di meno e parlare di più, però intanto vi trovate già tutto scritto, quindi quando leggo in qualche modo siete facilitati, cioè quando parlo siete facilitati perché fondamentalmente le cose le ho già scritte in precedenza. Interrogazione spaziale, invece, intendiamo le richieste complesse, appunto, che si intendono ottenere, cioè informazioni sui punti veri e propri geografici. Invece l'interrogazione topologica sono domande, per esempio, sulla distanza, sulla adiacenza, sull'orientamento oppure sul contenimento. La combinazione è il quarto livello. Ecco, questo è molto importante perché permette l'aggregazione dei dati. L'abbiamo già detta questa cosa di quanto sia importante la possibilità di riuscire a ricavare nuove informazioni trovando le correlazioni. Cioè, in realtà, proprio il livello di combinazione è nient'altro che un livello che gestisce le correlazioni tra livelli ed è molto importante perché grazie ad esso si possono scoprire delle relazioni. Per esempio, immaginate il catasto, ecco, è proprio riportato proprio come ultimo esempio, vedete qui, facendo l'intersezione tra le mappe catastali, che sono le mappe catastali, sono le mappe depositate negli uffici governativi, che prevedono, come dire, descrivono le regole
l'urbanistica, quindi sono descritti quali sono gli edifici presenti in un certo territorio, che forma hanno, quali sono le cubature, eccetera, eccetera, eccetera. Se immaginate, io sovrappongo due livelli, per esempio il livello raster, l'immagine fotografica, cioè del satellite, con l'immagine che il catasto mi propone, potrei effettivamente scoprire, ad esempio, delle situazioni quali gli abusi edilizi. E in effetti questo, ragazzi, non è soltanto un esempio, ma è realmente una delle operazioni che il catasto effettivamente effettua. Perché grazie alla differenza di immagini satellitari si accorge se per esempio nella mia zona si è stato effettuato un abuso, in quanto non risulta sulle carte, sulle mappe catastali. Quindi diciamo la combinazione di diverse layer informativi assume sicuramente una grande rilevanza. Quindi in questo caso il layer satellitare più il layer edilizio catastale ci ha fatto scoprire una nuova informazione uguale abuso edilizio. E qui sono dolore di pancia per chi ha commesso l'abuso. Analisi. Va bene. Quindi, dopo la combinazione, l'aggregazione di questi dati, le relazioni, la correlazione da questi dati, alla fine posso effettuare un'analisi. Posso stabilire, per esempio, quali sono le aree più congestionate, quali sono le aree che hanno bisogno più di un servizio rispetto ad un altro, quali sono, per esempio, dal punto di vista viario, le strade che necessiterebbero di un ampliamento, perché statisticamente si vede che, per esempio, il numero di passaggio per strada è tot anziché un altro valore. Quindi, diciamo, l'analisi ha un significato importante. Quindi, la base dell'analisi è tutta statistica, fondamentalmente statistica e modellazione. Per esempio, tra l'altro, con l'analisi si possono fare analisi litologiche. Litologia è una scienza che appunto studia la composizione chimica e mineralogica del territorio, e quindi, per esempio, potrebbe essere possibile immaginare di realizzare, per esempio, un punto di estrazione mineraria in una certa zona, basandola su una serie di infinita o finita di considerazioni che alla fine determinano una scelta. Stiamo parlando però, attenzione, del livello di analisi. L'analisi è soltanto un livello, come dire, di lettura sintetica di dati. Un'analisi è una lettura sintetica che esprime una certa qualità. Però, diciamo, quello che veramente a noi interessa poi alla fine è il livello di predizione. La predizione è proprio il livello che ci interessa in quanto ci permette di agire. Infatti, diciamo che è molto noto questa espressione. What if? Che vuol dire un'analisi what if? Cioè, che cosa succede se io faccio questa cosa? Se per esempio, se io decido di, non lo so, realizzare una strada, quanto questa strada possa essere grande? Posso immaginare che questa strada sia 3 corsie o 2 corsie? Sono modelli di predizione che sono basati sulla statistica, ma che poi predicono un qualcosa da dover realizzare. Quindi il modo giusto per poter realizzare un eventuale progetto. Quindi ovviamente bisognerà parlare, quando parliamo di predizioni, bisogna parlare anche di altri aspetti. In primis, ecco, mi viene da evidenziare soprattutto la simulazione. Ecco, la simulazione, perché con la predizione, con la simulazione, effettivamente si ha un'idea molto più precisa di quello che potrebbe essere, ad esempio, lo sviluppo di un territorio. Oppure, diciamo, altre componenti importanti sono l'analisi ambientale. Si può scoprire, ad esempio, e quindi cosa fare circa l'inquinamento in determinate zone, quindi come e quando dislocare apparati di analisi dell'aria, insomma, ragazzi, veramente di fantasia, lascio a voi immaginare quante applicazioni possano essere impiegate, tutte basate su una mappa. E quindi perciò è molto importante ipotizzare l'uso di una mappa fatta per livelli, per strati, quindi ogni strato contiene delle informazioni. D'altronde, ragazzi, voi questa è una cosa che già sapete, anche lo stesso Maps, come anche la stessa Google Earth, no? Che utilizzano strati, livelli, permettono effettivamente di poter visualizzare, a seconda delle circostanze, dell'uso, della necessità, delle informazioni anziché altre. Ad esempio, io con Maps posso visualizzare i ristoranti oppure dove sono ubicate le stazioni di servizio di carburante. Quindi veramente una
un'ampia possibilità di categorie che possono essere sicuramente memorizzate e contestualizzate con una mappa. Quindi il sesto livello è il livello di predizione. Caratteristiche. Allora, questo perché è importante questa parte, questa slide? Perché quando parliamo di un GIS dobbiamo un minimo di elementi che lo caratterizzino, cioè che diano gli elementi per poterlo definire. In realtà, con il GIS è evidente l'esigenza della gestione di dati grafici. Però, quando parliamo di dati grafici, come avete visto nella lezione relativa alla grafica, alle immagini, noi abbiamo diverse tipologie di grafica. Quelle più importanti sicuramente sono la grafica raster e grafica vettoriale. Che cos'è la grafica raster e vettoriale? Questa è una cosa che abbiamo già definito. Ripetiamolo in maniera molto, molto, molto sintetica. Quindi, con grafica vettoriale intendiamo quella grafica di cui, per esempio, un'ampia espressione è fornita proprio dai sistemi di CAD, Computer Aided Design, che permettano di definire aree 2D oppure volumi 3D in maniera estremamente compatta. Perché, diciamo, i sistemi GIS si avvalgono molto di questa strumentazione, di queste risorse, quindi nel caso specifico dei CAD? Ma per diverse ragioni. In primis perché l'espressione vettoriale, che sia 2D o che sia 3D, è un'espressione comunque estremamente significativa. Perché questa è una cosa che abbiamo già detto, ragazzi. Quando io descrivo in maniera vettoriale un territorio, un oggetto, un'entità qualsiasi, definirla dal punto di vista vettoriale significa in qualche modo espressamente definirne le caratteristiche. Quindi se io definisco un territorio o un oggetto composto da quadrati, cubi, triangoli, cerchi, eccetera, eccetera, chi più ne ha più ne metta, sto già segmentando l'oggetto, cioè sto già definendo l'oggetto da che cosa è composto. Quindi, diciamo, è una cosa che ci piace molto, sia dal punto di vista dell'information retrieval, di cui abbiamo visto già ampiamente molti, molti esempi, anche teorici, ma sia dal punto di vista, per esempio, cartografico, perché se io riesco in qualche modo, appunto, a definire strade, piazze, palazzi, eccetera, eccetera, con delle coordinate, sicuramente saranno di per sé già espressive. Quando io definisco un certo quadrato che definisce, ad esempio, un isolato, già per definizione, per costruzione lo sto definendo. Cosa ben diversa sarebbe se, ad esempio, io utilizzassi una mappa aerea, quindi una mappa fatta da satellite, quindi che mi fa vedere il territorio, però ovviamente io per poter effettuare un'analisi ho bisogno di un calcolo, di risorse supplementari, di calcolo, quindi dovrei fare un image processing, estrarre quindi per esempio le piazze, le strade. Se invece sono già date queste informazioni, quindi come un CAD, un computer aided design, un sistema del genere riesce a definire, io sono estremamente più facilitato, quindi questa è una cosa che comprenderete, penso, con grande facilità. Quindi il CAD è di grande utilità, quindi in primis perché, ripetiamo, perché definisce le strutture, quindi già nella sua memorizzazione le strutture hanno già una semantica di definizione, di partenza, quindi uno. Due, quando io ho degli oggetti di natura vettoriale, quindi nel caso specifico di GIS, per esempio la definizione di strade, mappe, così come viene con Maps, no? Io non ho perdita di informazioni, ovvero sia non ho quella sgranatura, per esempio, quando voi amplificate per vedere meglio un coacervo di strade, vicoli molto, molto attaccati, poi dove amplificate, no? Con l'operazione di ingrandimento sul vostro palmare, sul vostro cellulare, ma non c'è perdita informativa se vi limitate alla visione di strade, mappe, così come sono definite nella cartografia digitale di Maps, non quella raster, che la raster sono i satelliti, ricordate? Allora, quindi raster sono le fotografie dei satelliti, la vettoriale, quelle sono le mappe definite quindi attraverso tutta questa serie di funzioni che identificano le strade, le mappe e così via. Quindi c'ho questa ulteriore proprietà positiva, cioè quella di riuscire a identificare gli oggetti in maniera pulita, non c'è una sgranatura. Io amplifico all'infinito teoricamente e non ho nessun tipo di sgranatura. Dico teoricamente perché oltre a un certo punto, quando si amplifica un certo vicolo, non è che bisogna vedere la formica, è
nel vicolo, quindi diciamo non ha senso amplificare più di tanto, però fin dove si amplifica è tutto vettoriale, quindi è molto facile e molto pulito. Terza caratteristica, allora abbiamo detto la prima caratteristica è la significatività della memorizzazione, perché il vettoriale già ci dà un'idea dell'oggetto, della struttura dell'oggetto, da cosa è composto, quindi prima facility. Seconda, abbiamo detto che è la capacità di non vedere oggetti sgranati, quindi di avere una risoluzione ottimale, perché quando io ingrandisco, quando vario il fattore di scala, fondamentalmente non ho deformazioni e vedo questi famosi quadrati di sgranatura, perché tutto è definito in vettoriale, si tratta tutto di funzioni, eccetera, eccetera, quindi non ho questo problema. Terzo vantaggio, la trasmissione dei dati, che non è poco, perché fondamentalmente tutti i sistemi per eccellenza, MAPS, visto che comunque è, diciamo, il sistema più importante, quello di riferimento dell'ambito di un GIS, sono palmari, sono tanto tanto diffusi, quindi in qualche modo i dati vengono comunicati su rete, e quindi capirete bene l'importanza di avere una comunicazione molto smart, molto veloce, molto rapida. E quando io ho questa comunicazione smart, rapida e veloce? Quando i dati sono vettoriali. Esempio, se voi dovete navigare e dovete andare da Piazza Garibaldi a Piazza Cavour, che ne so, sto dicendo una cosa qualsiasi, voi avete la possibilità di visualizzare durante questa navigazione diversi livelli, o il livello della mappa vera e propria, quindi stradale, quindi quella vettoriale, o anche quella raster. Che succede? Che se voi navigate utilizzando la mappa raster, osservate che i dati assorbiti nella navigazione sono maggiori, perché la trasmissione di queste fotografie in qualche modo comunque utilizza una mole di dati superiore ai dati che invece vengono trasmessi per la semplice ricostruzione di mappe che vengono effettuate in locale. Cioè, quando vengono inviate i dati di mappa, non quella raster ma quella vettoriale, sul dispositivo vengono inviate pochissime informazioni, soltanto quelle informazioni necessarie per realizzare, per ricostruire la strada, il cerchio, il quadrato, insomma, queste informazioni. Quindi è molto più veloce la trasmissione dei dati. Quindi abbiamo fatto un buon excursus, un po' lungo, però penso che ne valesse la pena, perché deve farvi comprendere molto molto bene quali sono i reali, enormi, grandi vantaggi dall'uso del vettoriale. È chiaro? Ovviamente quindi dovremmo parlare anche di gestione di attributi, perché su ogni elemento vettoriale comunque ci saranno degli attributi. Infine comunque dovremmo parlare anche di image processing. Perché dovremmo parlare di image processing? Perché comunque, ecco, abbiamo fatto poco anzi l'esempio quando parlo di delle immagini raster, quindi sto parlando specificamente delle fotografie satellitari. Quelle informazioni comunque sono informazioni di carattere raster, quindi in qualche modo la gestione sia per quanto riguarda la parte office, quindi tutti coloro che hanno manipolato queste mappe, sia coloro che utilizzano, quindi i client che utilizzano queste mappe, comunque dovremmo in qualche modo sicuramente immaginare degli elementi di image processing, quindi da un lato e dall'altro, seppur per motivi diversi, debbono avere queste capacità di elaborazione. Esempi banali, ecco, ve li propongo qui. Questi sono due esempi, due cartine, della stessa cartina, però a diversi livelli. In effetti, vedete, questa è la zona di Varese, questa è una zoomata sulla città, questa qua, diciamo, invece è un po' più vista da lontano. Vedete come in queste mappe, tra l'altro, ragazzi, queste mappe sono state fotografate da veri e propri libri che, diciamo, anticamente si parla di alcuni anni fa, quando ancora non c'era Maps. E si voleva navigare, quasi la gran parte delle persone in macchina avevano un minimo di cartografia tradizionale come questa, per potersi muovere nella propria città oppure tra una regione e l'altra, e quindi guardare su mappa quali erano le migliori percorrenze da effettuare. Osservate come queste mappe portano nella loro grafica, portano un po' tutti gli elementi, un po', vedi, ci sono sia strade, sia fiumi, montagne, lago, strade di colore diverso che rappresentano se sono strade provinciali, se sono autostrade. In questo caso, per esempio, Varese è contornata di marrone, che danno un'idea della parte abitativa centrale. Le montagne poi sono di un colore, poi le verde sono le parti più pianeggianti e così via. Quindi questa informazione, in qualche modo, mette insieme tante cose, anche i nomi delle città. Vedete che sono impressi qui sopra. Quindi lo scopo di una mappa del genere
Sicuramente, diciamo, è assai soddisfacente, però vedete che io quando faccio una zoomata, quindi per esempio guardo tra questa e questa, tra le due mappe, vedete che c'è una differenza, nel senso che è vero che entrambe parlano di ci parlano, ci raffigurano Parese, però diciamo sono due mappe con un livello diverso di zoom e quindi sono due fogli di carta stampati, due colori di carta stampati, mentre nel caso digitale questo non avviene, io potrei zoomare e nel caso digitale differente dal caso cartografico, io ho la possibilità di scegliere anche quali sono i livelli di informazione che voglio visualizzare, perché potrebbe essere che io non sia interessato a vedere dove sono i fiumi, le montagne, eccetera, eccetera, ma soltanto l'informazione stradale, perché sto andando da Varese a Milano, per cui non mi interessano altre informazioni. E questo faciliterebbe la condivisione, la comunicazione delle informazioni. Quindi non è detto che io debba visualizzare per forza tutto in un unico livello, cosa che avveniva, ripeto, nella cartografia tradizionale. Nella cartografia digitale, invece, giusto come rappresentante, abbiamo messo qui Map Guide e Maps, in questo caso che rappresenta, come potete vedere, l'Italia, una parte dell'Italia del sud, la Puglia, la Basilicata, un pezzo della Calabria, la Campania. In effetti, diciamo che questa è il desiderata. Vedete che in realtà io qui c'è scritto mappa, satellite, ibrida e così via, terreno. Ognuno di questi bottoni ci permette di visualizzare un certo livello. Ragazzi, ma questi non sono gli unici bottoni, cioè non sono gli unici layer che io possa visualizzare, perché maps è una serie di feature, una serie di caratteristiche che permettono di visualizzare molte altre cose. Ovviamente queste sono quelle che prevalentemente utilizza l'utente medio, per cui diciamo non è stato ritenuto opportuno inserire tutto il dettaglio aggiuntivo, ma è possibile ad esempio visualizzare sulla mappa molte altre informazioni, per esempio localizzami dove sono tutti i ristoranti della zona, localizzami dove sono, non lo so, i distributori di carburante della zona e così via. Quindi vedete con che grande versatilità che hanno la cartografia digitale, perché io ho la possibilità di decidere livello per livello, oppure schermata per schermata, quali sono gli attributi che desidero visualizzare. Inoltre, voi sapete anche bene, un ulteriore supporto alle mappe, e questo è se vogliamo, è comunque, no, se vogliamo, è un altro livello, è lo stesso lo Street View. Lo Street View sapete bene cos'è, no? È il sistema che utilizza un insieme immenso di fotografie effettuate per lungo tempo con automobili che è circolata per le nostre strade, per le strade del mondo, e ha fotografato tutte le strade man mano che venivano percorse, e venivano quindi non solo fotografate, ma poi le fotografie attraverso dei sofisticatissimi software sono state congiunte per ottenere una pseudo continuità fotografica. E quindi diciamo che è possibile navigare come se uno stesse nel posto. Ma guardate, ragazzi, guardate che per ottenere un oggetto del genere assolutamente c'è uno sforzo enorme. E vedete comunque come sia stato abile Google Maps a inserire queste informazioni e contestualizzarle anche alla mappa. Quindi uno dei livelli è proprio lo stesso Street View. Ovviamente lo Street View va impiegato in un certo contesto, quando? Di certo non quando noi abbiamo questa visione di mappa che è molto distante, ma lo Street View, per esempio, è utilizzato quando ci troviamo già a poche decine di metri dal suolo, quindi riusciamo a visualizzare anche le strade, ha più senso, no? Quindi la cartografia digitale sicuramente è stato un salto in avanti rispetto la cartografia tradizionale, un balzo in avanti enorme, direi, davvero enorme. Modello spaziale e modello reale. Allora, ecco, in questo caso, diciamo, sicuramente, diciamo, introduciamo un'argomentazione nuova. Perché nuova? Perché in realtà la descrizione dello spazio in un database non è una cosa assolutamente banale. Esistono proprio dei database spaziali realizzati con delle particolari caratteristiche. Non è assolutamente semplice. Ovviamente, diciamo, gli elementi da prendere in considerazione, tanto per cominciare, sono la localizzazione di persone, la localizzazione di eventi oppure di attività, oppure dati sulle distanze. Queste sono alcune delle
caratteristiche di un database tradizionale, no? Però un database tradizionale, come si è scritto, non è in grado di gestire implicitamente né di derivare informazioni originali di tipo spaziale. Bene, quindi quando parliamo di modello spaziale, dovremo parlare di una precisa modellizzazione. Dovremo intanto effettuare una distinzione tra alcune entità, come dire, alcune componenti, e sono le entità, l'identificazione delle identità che definiscono i fenomeni di nostro interesse, la definizione degli attributi che identificano e descrivono le caratteristiche rilevanti, l'identificazione della topologia e delle relazioni spaziali dei fenomeni. Bene, in primis dobbiamo ancora distinguere gli oggetti GIS. Gli oggetti GIS, appunto, sono i fenomeni del mondo reale che sono tradotti in entità GIS. L'oggetto GIS fondamentalmente, appunto, può essere contraddistinto dal tipo, attributo, relazioni spaziali, geometria, qualità del dato. Bene, volendo dare una caratterizzazione anche un po' più semplificata, potremmo dire appunto che gli oggetti base di un GIS sono il punto, l'arco, l'anello e il poligono. Allora, quando parliamo di punto, possiamo parlare o di un punto isolato oppure di un punto che fa parte di una linea. Allora, in tal caso parleremo di un vertice o di un nodo, viene identificato da un cerchietto. L'arco, invece, è una sequenza ordinata di vertici che ha un nodo iniziale e un nodo finale, come questo illustrato in questo senso. L'anello, invece, costituito da uno o più archi che costituiscono un anello chiuso. Ecco, vedete? Quindi c'è questa spezzata che comunque è chiusa e quindi ecco perché viene definito anello. Il poligono, invece, è un insieme di uno o più anelli che determinano un'area chiusa. Ecco, vedete, in questo caso ho colorato di giallo per farvi rendere conto che questa spezzata, noi vogliamo, con questa spezzata, noi vogliamo identificare non soltanto il bordo, ma soprattutto l'area che è contenuta in questo bordo. Poi potremmo definire elementi semplici e complessi. Per esempio, in questo caso è complesso perché vedete, esiste una doppia spezzata. Ma diciamo, ragazzi, queste definizioni che possono riguardare gli oggetti di base di un GIS ce ne sono e sono in tante categorie. Ripeto, questo è giusto per avere una prima analisi e per comprendere appunto come funziona un GIS, quindi quali sono gli oggetti di base di un GIS. L'oggetto punto, se vogliamo scendere nel particolare, l'oggetto punto è un oggetto di tipo adimensionale, non ha dimensione, cioè non è che esiste il punto chiatto, il punto secco, è un'entità astratta se, da questo punto di vista, cioè è vero che è identificabile, ma non ha una dimensione vera e propria, più che altro specifica la localizzazione di un fenomeno nello spazio. Potremmo anche immaginare di avere diversi tipi di punti, il punto entità, il punto area e il punto nodo. Con il punto identità identifichiamo la localizzazione di un fenomeno nello spazio, senza tenere conto dell'eventuale forma e dimensione del fenomeno. Ecco, perciò è adimensionale, no? Invece con il punto area, comunque è adimensionale, però attenzione, il punto area denota una posizione all'interno di un'area e ne rappresenta una forma specifica. Quindi vedete che in questo caso c'è una bella differenza, perché il punto area identifica una posizione all'interno di un'area, ma non è. Comunque è sempre un elemento tipo adimensionale, non è che ha una capacità di poter esprimere di più al di fuori di ciò che è la sua reale definizione. Il nodo, invece, per esempio, è una localizzazione puntuale con più proprietà topologiche, per esempio, appunto, il collegamento collegamento ad un altro punto tramite un segmento. L'arco e linea. Ecco, anche questo è inteso come unità unidimensionale. Quell'altra, allora il punto era adimensionale. Questa è unidimensionale, la linea, ok? Ha capacità di rappresentare una posizione, una direzione o una lunghezza e può essere rappresentata con diversi spessori. Appunto, lo spessore identifica degli attributi. Per esempio, quando vedete la cartina geografica, ci sono le linee tratteggiate tipicamente. Sono il confine di una regione. Le linee azzurre sono i fiumi. Linee sottili possono rappresentare dei livelli di altitudine. Ci sono tante
elementi che comunque convergono come attributi su una linea che ne caratterizzano delle specifiche proprietà. Poi invece l'arco del poligono è bidimensionale, quindi lo ricordate, il punto è adimensionale, l'arco o la linea sono mono e queste qua invece è bidimensionale, quindi hanno la capacità di rappresentare per esempio le superfici, la loro forma, la loro posizione. Ok? E normalmente per esempio su un GIS, su un insieme geografico, questo oggetto poligono viene prevalentemente utilizzato per rappresentare per esempio il comune, il quartiere o una regione. Questa è una cosa che abbiamo visto anche nella cartografia poco fa, quella tradizionale, quindi è abbastanza semplice vedere anche l'esempio. Con la rappresentazione spaziale, ovviamente, dobbiamo scegliere quali sono gli oggetti che vogliamo rappresentare, quindi non esiste una rappresentazione spaziale univoca, quindi è molto tipizzata dalle occasioni che si presentano davanti. Quindi la proprietà dei singoli oggetti dipende dalla possibilità di effettuare determinate analisi piuttosto che altre. Vabbè, questo mi risulta abbastanza evidente. Poi parliamo adesso a questo punto di georeferenziazione. Abbiamo detto quindi che la georeferenziazione è nient'altro che la possibilità che si ha di poter localizzare sul territorio delle entità, detta in maniera molto, molto ampia. Gli oggetti ovviamente devono avere una posizione, una dimensione, delle relazioni spaziali ben precise, corrette. In effetti, se vogliamo definire georeferenziazione, dobbiamo parlare di una tecnica di localizzazione territoriale che permette di associare un oggetto a un particolare punto nello spazio reale. Questa è una definizione molto compatta, quindi perciò mi sono permesso di leggerla così com'è. Quando parliamo quindi di georeferenziazione, poi dobbiamo ipotizzare ancora, fare ancora un distinguo. Dobbiamo parlare di georeferenziazione continua oppure di georeferenziazione discreta. Quando parliamo di georeferenziazione continua, intendiamo la misura e la posizione di un fenomeno ottenuta rispetto a un sistema di riferimento assoluto. E in genere si usano coordinate cartografiche terrestri. Oppure si può utilizzare attraverso sistemi di posizionamento proprio come il GPS che andremo a studiare tra un paio di lezioni. Invece le tecniche di georeferenziazione discreta si riferiscono a misurazione di un fenomeno indirettamente, cioè rispetto a unità già georeferenziate. Quindi, oppure la posizione di un oggetto viene rilevata valutando la distanza da un oggetto territoriale di riferimento. Quindi diciamo c'è una bella differenza tra continua, georeferenziazione continua e discreta. Esempi possiamo vederli anche su questa mappa di georeferenziazione. Vedete, questa è giusto una semplice mappa, vedete, molto complessa perché in base alla caratteristica che vogliamo evidenziare vengono localizzate delle caratteristiche anziché altre. Quindi una vista fatta a strati che permette comunque una localizzazione. Visto che parliamo di georeferenziazione, facciamo un esempio un po' più particolareggiato. Quindi parleremo di georeferenziazione discreta toponomastica, co come in questo caso, vedete, quando per esempio i fenomeni sono associati a, per esempio, al numero di civici degli edifici. Vedete, questa qui di sinistra è una sorta di, come dire, mappa 2D di un certo territorio. Immaginate questa sia una piazza con delle strade e così via. E questi quadratini simboleggiano i numeri civici di questo palazzo. Quindi in questo caso io sto georeferenziando mediante dei punti, e in effetti quando dico il palazzo è del civico 34, ma in realtà il 34 è quello localizzato, ma tutto il palazzo è indirettamente, diciamo, localizzato tramite il 34, quindi indirettamente. Poi abbiamo la georeferenziazione discreta areale. Anche in questo caso, diciamo, è indiretta, diciamo, la localizzazione dell'entità. Perché quando io identifico con un punto un'intera area, quindi quando parlo dell'area, l'area è riferita a un punto che è stato referenziato. Quindi in questo caso, diciamo, potremmo immaginare, per esempio, questo punto come un centroide per effettuare delle analisi statistiche.
Modelli della Terra. Allora, quando parliamo di modelli della Terra, allora ragazzi, il classico esempio che più volte appunto, si dice è che la difficoltà dove risiede? Risiede in un fatto ben preciso. Se per esempio voi prendete un'arancia, togliete la buccia, mangiatevi l'arancia, prendete la buccia, provate adesso a schiacciare la buccia su un piano e vedete un po' se riuscite a schiacciarla veramente tutta quanta. È impossibile perché si sfalderebbe completamente, si spezzerebbe completamente. È impossibile perché la superficie sferica dell'arancia, diciamo che ovviamente l'arancia magari essendo commossa la superficie magari sembrerebbe che si schiaccia, ma da un vista teorico questa superficie rotonda della buccia dell'arancia da schiacciare non si può, nel senso che sì, si può, ma si ha una frantumazione veramente infinita. Di questa superficie. Quindi, quando noi vediamo anche nell'analisi cartografica le immagini, che in realtà sono immagini 2D, ma il problema che ci si pone: ma questa immagine 2D come l'abbiamo ottenuta? Cioè, se noi partiamo da un'immagine della Terra e la Terra non è di certo piatta, ma come la facciamo poi perché la visualizziamo questo appiattimento? E questa è una domanda da farsi. Bisogna fare un'osservazione, che fondamentalmente queste approssimazioni, questo fenomeno riguarda soprattutto le aree grandi anziché le aree piccole. Perché questo risulta chiaro che quando l'area è grande risente della curvatura, quando della curvatura terrestre, quando l'area è piccola, no, sostanzialmente no. Voglio dire, immaginate di dover contemplare in un calcolo di distanza la distanza che ci sta tra l'inizio di Piazza Garibaldi e la fine di Piazza Garibaldi, non possiamo di certo ritenere importante la curvatura dell'asse terrestre, perché stiamo considerando come dire, una distanza molto molto breve. Quindi quando io faccio la visualizzazione di una mappa che riguarda un'area molto ristretta, la Terra piatta, il modello Terra piatta, ci può stare, diciamo. Ecco perché c'è scritto che va bene per mappe e dimensioni non superiori ai 2-3 km pianeggianti. Questo è molto importante perché sono aree che ancora, diciamo, e sono molto piccole se contestualizzate all'intero globo terrestre. Quindi, insomma, diciamo che il modello Terra piatta si può anche fare. Mentre il modello Terra curva, quel modello che tiene appunto conto della curva terrestre, deve riguardare oggetti più grandi. Quindi, questo è il concetto generale. Quindi, prima di cominciare a definire in maniera più appropriata e più precisa terra piatta e terra curva, guardiamo quindi più da vicino alcune definizioni. Allora, parliamo di ellissoide o anche sferoide, quando si parla, per esempio, di una terra curva come approssimazione. Questo è un tipo di approssimazione. Questa approssimazione, quindi l'ellissoide, si ottiene, dalla rotazione di un'ellisse intorno al suo asse minore. Quindi, in questo caso, diciamo, come approssimazione molto grossolana ci va bene in quanto riproduce lo schiacciamento ai poli e il rigonfiamento all'equatore. Quindi, insomma, può essere un'approssimazione, ma molto molto grossolana, perché dipende sempre da qual è l'obiettivo che dobbiamo perseguire. In realtà, diciamo, se vogliamo essere più precisi, dovremmo parlare di tre possibili superfici terrestri. Vedete, in questo caso ci si parla dell'ellissoide. Vedete, io ho marcato tre curve di diversi colori. Questa rossa si chiama ellissoide, questa blu geoide e questa nera superficie topografica. Vediamo che cosa sono e qual è la differenza. Allora, l'ellissoide l'abbiamo appena definita poco fa, è nient'altro che, come dire, questa figura geometrica ottenuta dalla rotazione attraverso l'asse minore di un'ellisse, no? Quindi da un 2D. Rotando otteniamo questo 3D di questo oggetto. Il geoide invece contempla è un oggetto comunque liscio, se vogliamo definirlo in maniera molto semplice, liscio, non come la superficie terrestre che è rugoso perché ci sono montagne, cavità, eccetera, eccetera. Ma diciamo è liscio. L'ho fatto azzurro perché diciamo ci sono diverse definizioni che possono essere date del geoide. Il geoide in qualche modo si avvicina alla dimensione di ellisse, diciamo, perché comunque è liscio, però contempla anche un'informazione terrestre, che quindi su certi punti è bitorzoluta, ad altri invece sono delle concavità, rispetta questa informazione.
però diciamo in maniera molto generale, in maniera media, in parole povere, diciamo che potremmo definire il geoide in due modi. Uno, il geoide è il luogo dei punti in cui il vettore gravità applicato al punto considerato è ortogonale alla superficie. Due, potremmo definire il geoide come se il globo terrestre, anziché a parità di massa, anziché essere composto da montagne, quindi rocce, laghi, fiumi, mari, eccetera, 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 immaginate se fosse composto solo d'acqua, in modo da avere una regolarità, una uniformità. Di certo nel mare, quando voi vedete il mare, pur avendo questa forma non proprio regolare, però il mare, diciamo, che garantisce fondamentalmente un piatto, una zona piatta, quindi per piccole dimensioni. Per grandi dimensioni abbiamo appunto questa figura che è appunto il geoide. Quindi ripeto, il geoide può essere visto come una migliore approssimazione. L'ellissoide è troppo semplice, una curva uscita dalla rotazione dell'asse minore e finisce lì, ma è troppo semplice come approssimazione. Quindi perché non contempla proprio la distribuzione delle masse diverse sulla superficie terrestre. Il geoide le contempla, però ne fa una smussatura, quindi è più liscio e quindi diciamo è più semplice rispetto alla superficie topografica, che è quella terrestre, che quella nera, la superficie nera, che contempla le montagne. Però diciamo è più semplice, però non è esattamente ciò che noi desideriamo, quindi comunque in qualche modo occorrerà considerare tutte e tre le superfici, quindi ellissoide, geoide e superficie topografica. A seconda di qual è l'obiettivo che dobbiamo perseguire, utilizzeremo una superficie anziché un'altra. Datum geodetici. Allora, i datum geodetici, in pratica, è il modello matematico-fisico con la quale si vuole descrivere questo geoide fondamentalmente, no? Quindi localizzare un punto su questa figura. Purtroppo i sistemi di riferimento non sono, non, nella, se parliamo, facciamo un po' un minimo di un excursus storico, non sono unificati, nel senso che in America si utilizzava un datum, quindi un datum geodetico che era diverso da quello europeo e così via. Ognuno l'ha adattato al proprio territorio perché calzava meglio. Però diciamo che grazie, o per fortuna o per sfortuna, non lo so, grazie al GPS, diciamo, si è ottenuta una unificazione, una universalizzazione. Per cui il datum geodetico che è stato impiegato per il GPS ha avuto un pochino il sopravvento sugli altri datum. In effetti il sistema impiegato è proprio il datum del WGS84, del World Geodetic System del 1984, che è ormai diventato standard per quanto riguarda il GPS, quindi adozione standard del GPS. Se utilizziamo diversi datum, vedete cosa succede? In questo caso qui c'è una mappa riguardante una città, quello che sia. Vedete che se utilizzo le stesse coordinate, x, y, per intenderci, se utilizzo un sistema anziché un altro, identifico un punto anziché un altro. Questa differenza sostanzialmente cade in un errore che è a un massimo di 400 metri, che significa, ragazzi, che se utilizziamo diversi datum per la navigazione automobilistica non ci va bene, perché l'approssimazione di 400 metri non è accettabile. Immaginate appunto una tolleranza di 400 metri nello stabilire la percorrenza più breve per andare da Piazza Municipio a Piazza Garibaldi. Beh, effettivamente c'è un imbarazzo, ci sono troppi vincoli di libertà, 400 metri non è assolutamente adeguato. Nel caso automobilistico, diciamo che l'approssimazione, quella del GPS, poi la vedremo meglio anche nella specifica lezione, è di pochi metri, e addirittura si parla anche a seconda della precisione di alcuni sistemi rispetto ad altri, diciamo che comunque mediamente siamo intorno al metro e mezzo, 2 metri di tolleranza, e quindi in quel caso diciamo la scelta di percorsi anziché altri, diciamo, è giustificata in base all'errore. Quindi 400 metri con datum diversi non va bene. Ecco perché, utilizzando il GPS come strumento universale, si è dovuti in qualche modo convergere all'unico datum, in questo caso il WGS84. Visto che abbiamo parlato di terra, bisogna parlare anche di latitudine e longitudine, che sono i sistemi che identificano come XY, diciamo, però ovviamente questo è su questo geoide, no?
E quindi parleremo di paralleli e di meridiani. Quindi paralleli o linee di latitudine, meridiani o linee di longitudine. Abbiamo una linea di riferimento per quanto riguarda, per esempio, i paralleli e l'equatore, che definisce quindi il parallelo zero. Per quanto riguarda i meridiani, il meridiano zero è quello che passa da Greenwich. Ma penso che queste cose, in qualche modo, anche se di striscio, dovreste saperle. In effetti, in questa slide, appunto, dividiamo più precisamente i meridiani paralleli, a cui il parallelo zero, e il parallelo zero è all'equatore, mentre il meridiano zero è il meridiano che passa per l'osservatorio di Greenwich. Posizionamento. Quindi, quando parliamo di posizionamento sulla superficie terrestre, bisogna assegnare ad ogni posizione, attraverso la latitudine e longitudine, gradi, minuti e secondi. Giusto per, come fatto mnemonico, ragazzi, così come per Napoli il prefisso telefonico è 081 e tutti lo sanno, sarebbe buona abitudine, soprattutto che voi non è che siete persone che fanno giurisprudenza o biologia, voi siete degli informatici, quindi in qualche modo con i numeri dovreste avere un pochino di dimestichezza. E almeno ricordarvi, ma giusto proprio per conoscenza, come dire, conoscenza generale, che Napoli ha una latitudine media, diciamo, di 40 gradi e longitudine 41. Vedete, 40, 51 prime, 46 secondi, 80 nord, e 14 gradi, 16 prime, 36 secondi est. Quindi, in effetti, queste coordinate proprio si riferiscono alla natura sferica di questa figura di cui abbiamo parlato, quindi diciamo che c'è questa necessità di localizzazione. Bene, quando parliamo delle mappe, abbiamo parlato in maniera molto generale, ma come sono state ottenute queste mappe? Perché in realtà, per quanto abbiamo capito che esiste questa problematica, non è possibile schiacciare la buccia d'arancia da 2D. Scusatemi, da 3D, da 3D, la lancia tridimensionale, la buccia d'arancia, non è possibile schiacciarla su di un piano. Così, diciamo, allora dobbiamo comprendere allora come sia stato possibile realizzare delle mappe. Le mappe sono state realizzate proprio impiegando i metodi delle proiezioni, le proiezioni cartografiche. E vedremo che non sono neanche da questo punto di vista univoche i sistemi di proiezione. Ogni tipo di proiezione preserva o contamina una caratteristica. In particolare, le caratteristiche da tenere sott'occhio sono queste seguenti. Vedete, si parla proprio di distorsione delle proiezioni. Si parla di distorsione delle proiezioni in merito alle distanze, alle direzioni, alle forme, alle superfici e alla scala. Vediamo adesso un caso proprio, diciamo, molto molto semplice. Però prima ancora di parlare di questo caso, dobbiamo parlare appunto della classificazione di queste proiezioni, perché per proprietà fisiche, quindi parleremo per esempio di mappe conformi, per esempio conservano la forma degli oggetti su scala locale, eccetera, eccetera, ad aree equivalenti, adesso vedremo cosa significa, avremo detto dall'esempio, aree oppure mappe equidistanti, afilattiche, oppure ci sono metodi di tipo geometrico, quindi si utilizzano delle proiezioni di tipo cilindrico, conico, azimutali, eccetera, eccetera. Adesso ve le farò vedere, però in primis guardiamo prima questa slide, mi fa vedere le distorsioni delle proiezioni. Allora, se questo è il modello sferico, diciamo, di riferimento, prendiamo il caso specifico dell'Italia. Quando utilizzo le mappe conformi, sono mappe che hanno una caratteristica di preservare, in questo caso, vedete, io ho messo qui un angolo 90 gradi, cosa è scritto, no? Ho la necessità di preservare questa griglia, quindi faccio in modo che la mappa in qualche modo sia conforme alla griglia, a questo tipo di griglia precisa, orizzontale e verticale, vedete? Se invece io ciò che devo preservare sono delle aree, vedete che la griglia di riferimento dietro va in distorsione. Oppure va ancora in distorsione, ancora di più la griglia di riferimento posteriore. Guardate bene, guardate. Se io, per esempio, ho la necessità di far sì che dei punti presi a caso sulla mappa siano equidistanti. In qualche modo, ragazzi, voglio fare giusto un paragone, anche se un po' è alla lontana, con i colori, la distribuzione dei colori. Vi ricordate che, per esempio, nel caso RGB, io ho uno spazio di colori rappresentato da tre assi, R, G e B, nello spazio tridimensionale. Quando invece faccio nello spazio CL, è una vela che si va a realizzare e costruire
facendo sì che gli spazi percettivi siano congrui rispetto agli spazi o le misure, alle distanze percepite dall'uomo. Quindi in qualche modo il concetto, anche se su una scala diversa, le proiezioni con le distorsioni e con queste ipotesi che vengono ad affermarsi fanno sì che si possa decidere di preservare una caratteristica anziché un'altra. Ripetiamo, tutto nasce dal fatto che io la buccia d'arancia, la crosta terrestre, non la posso schiacciare. Però vedete, in questo caso l'Italia, comunque riesco a disegnarla. Ma allora quest'Italia, quest'Italia e quest'Italia, che cosa rispettano? Quindi, se per esempio io devo valutare quanto sia grande una certa area rispetto a un'altra, utilizzo questa mappa. Se voglio utilizzare la mappa delle distanze, utilizzo questa mappa. E così via. Quindi diciamo che ci possono essere diversi tipi di mappa, chiaro? Le proiezioni, abbiamo parlato delle proiezioni, queste sono le distorsioni, ma in realtà, diciamo, ragazzi, non mi soffermo perché, ripeto, questo è un corso che, il cui scopo è quello di prendere in prestito dall'esperienza di GIS per capire più o meno di che cosa stiamo parlando. Quindi, quando parliamo di proiezioni, ovviamente, guardate in questo caso, quindi, ma soltanto dare uno sguardo d'insieme a quanti sono i metodi possibili su cui è possibile realizzare delle proiezioni. Vedete, per esempio, la proiezione secante, la proiezione tangente, la trasversa, quella obliqua. E poi ci sono anche, diciamo, metodi di proiezione azimutali, che sono generate attraverso una proiezione su un piano della superficie terrestre. Vedi, in questo caso ci sono la filattica, la conforme, eccetera, eccetera. A seconda di qual è il punto, vedete, il punto, questo è un punto infinito, questo è un punto preciso su cui io vado a proiettare, faccio una proiezione, immaginate come se fosse un proiettore, è come se la crosta terrestre fosse trasparente, quindi proietto tutto intorno una mappa. Tutto questo per farvi capire cosa, ragazzi, che quanto sia complesso e complicato definire una mappa schiacciata in 2D. Assolutamente sì. Ma in tutta questa torre di Babele, in effetti, ma il seme che abbiamo scelto qual è? Ed ecco la risposta: è una proiezione UTM, universale trasversa di Marcatore. Marcatore era proprio un cartografo vissuto decenni fa. Che aveva realizzato una mappa. Adesso andiamo a vedere come è stata fatta. In effetti, una modifica di questa mappa è stata presa come modello di riferimento, questa proiezione UTM, anche se è comunque un'approssimazione, e quindi anche essa in qualche modo non è precisa. E come io ho detto prima, fondamentalmente, quando vado a realizzare queste approssimazioni, dovrei teoricamente suddividere l'area di approssimazione in parti più piccole possibili, in modo tale che l'approssimazione è molto precisa. Però se io faccio delle aree molto grandi, diciamo, l'approssimazione soprattutto ai bordi non è precisa, e al centro è più precisa. Però il vantaggio è che è più semplice nell'elaborazione. Quindi diciamo che con questa UTM, diciamo, di marcatore, si è trovato un compromesso, e lo vediamo subito nella prossima slide, eccola qui, vedete, in cui viene suddiviso in 60 fusi distanti di 6 gradi, 6 per 6 è 36, 360 gradi, no? Quindi abbiamo 60 fusi di 6 gradi ciascuno, quindi se contate da qui a qui sono 60 righe, 60 colonne, e ognuna delle righe orizzontali, cioè dal punto di vista orizzontale, sono distinte in 10 linee, in 10 fasce orizzontali. Per l'emisfero del nord e 10 per l'emisfero del sud del mondo. E il pregio di questa proiezione, di questa universale trasversi marcatore, è che è una mappa abbastanza buona, che però, diciamo, per ognuna di queste aree è più precisa al centro e meno precisa ai bordi. La difficoltà, ragazzi, la difficoltà principale che si ha è proprio nell'affiancare. Guardate che questa problematica, per esempio, la potreste rilevare anche nella composizione delle mappe, così come vengono fuori dalle fotografie del satellite. Cioè, il satellite fotografo ha una mappa che poi nella congiuntura spesso si possono creare problemi. In effetti, con l'occhio più esperto questi problemi si vedono. Cioè, ci sono dei punti di congiuntura
dove il disegno, non è meno il disegno fotografico è meno preciso, perché comunque, ripeto, stiamo tentando di schiacciare la buccia d'arancia su una superficie bidimensionale, che non è una cosa molto simpatica, molto ben fatta. Quindi parleremo di coordinate UTM, quindi all'interno di ogni zona le coordinate sono espresse in metri in forma cartesiana. Bene, nel caso di coordinate UTM, quindi come avete visto nella slide precedente, abbiamo una zona 2, 3, 3, che sono delle coordinate UTM. Riguardiamo un attimo insieme. Se non mi credete, andiamo a riguardare un attimo questa mappa. Ecco qua, guardate, questo rettangolino è fatto proprio sull'Italia. Questa è una zona 33T. Qui c'è la lettera T, vedete? È una battaglia navale. Ok, la 33esima, se contate da qui sono 33, ed è la T, la riga T. Bene. Le mappe di GIS, ovviamente, diciamo, ragazzi, per tutto quello che abbiamo detto, risulterà, penso, abbastanza semplice capire che quindi un GIS deve ovviamente fare i salti mortali per contenere queste mappe e soprattutto per relazionare tra di loro. Quindi stiamo parlando di mappe vettoriali, mappe raster, e in più abbiamo anche mappe tridimensionali, che la qualcosa, diciamo, è un salto ancora più in avanti. Guardiamo un attimo questa slide. Questa slide fa capire, appunto, le mappe di GIS, vedete? Forse ancora di più rispetto ad altri modelli, questo tipo di questa grafica vi fa comprendere la difficoltà nel mettere insieme, e non sono solo queste, i livelli diversi, molto eterogenei tra di loro. Vedete, in questo caso, per esempio, c'è il livello di viabilità, l'inquinamento, i rifiuti, la rete idrica, la superficie reale, terrestre, vedete così com'è, ma ne potrei immaginare tantissimi di livelli. E quindi lo scopo, lo sforzo maggiore del GIS non è soltanto quello di collezionare queste aree, ma anche di relazionarle tra loro. Ecco, questo può essere un esempio di mappa raster, vedete questa qua in sfondo, questa e questa, e per ogni zona, sottozona, magari io posso immaginare di definire una serie di tabelle che denotano, ad esempio, non so, nel caso specifico, per esempio, la radiazione solare diretta. Altre aree potrebbero significare inquinamento e così via. Quindi, in qualche modo, vedete che io sto relazionando aree numeriche con aree grafiche. La mappa vettoriale, quindi, è comunque l'elemento di base migliore, nel senso che è quello che segmenta veramente l'oggetto, perché, come abbiamo detto, l'oggetto vettoriale descrive proprio per definizione l'elemento che deve definire. Quindi parleremo di punti, linee e poligoni a cui sono associate delle caratteristiche, ad esempio il punto XY, una linea composta da una serie di punti, eccetera, eccetera. Dunque abbiamo parlato anche di... Questo è un esempio di mappa vettoriale, eccola qui. Abbiamo parlato anche di mappe tridimensionali. Allora, mappa tridimensionale che cos'è? In realtà è lo sforzo che si sta compiendo per ottenere anche un 3D da mappe, in modo tale da poterne comunque avere magari delle rappresentazioni grafiche più precise. Come si fa a rappresentare graficamente una superficie in maniera elementare? Così come io una curva nel piano bidimensionale la approssimo a una spezzata, logicamente i segmenti della spezzata, tanto più convergono a zero, tanto più saranno precisi e saranno morbidi a rappresentare una curvatura. Nel caso tridimensionale, quando io devo rappresentare quindi una superficie, per quanto essa possa essere regolare, posso pensare di suddividere la superficie in tanti elementi semplici. In questo caso non si tratta di quadrati, ma di triangoli. Il triangolo, in effetti, è l'elemento piano più semplice da rappresentare. Basta solo 3 punti per definire un piano. In realtà, proprio attraverso i triangoli, io riesco a definire delle superfici. Vediamo un po'. Proprio attraverso questo esempio, ecco, vedete, si chiama TIN perché dalla definizione precedente, vedete, TIN sta per Triangulated Irregular Network. Quindi questa triangolarizzazione riesce a produrre, partendo da questo modello, vedete, questo modello, diciamo, come dire, reale, riesco a ottenere questo modello artificiale attraverso questa TIN. Se osservate meglio, ingrandendo da vicino, sono tutti reticoli formati da triangolini. In effetti, per chi si occupa di grafica tridimensionale,
sa benissimo che tutte le superfici tridimensionali in effetti vengono in prima approssimazione e tra le più diffuse con il metodo del triangolo di questa TIN vengono rappresentate. Chi si occupa per esempio di videogiochi sa bene che questo oggetto è proprio l'oggetto, la texture di partenza su cui realizzare delle superfici. Quindi diciamo che le mappe tridimensionali vengono realizzate impiegando dei TIN. Poi volevo parlare, volendo, di mappe tematiche. Mappe tematiche sono mappe particolari che hanno rappresentazioni di particolari caratteristiche. Non mi soffermo più tanto su questa particolarità, semplicemente quella di farmi mostrare delle mappe tematiche che vengono chiamate le coroplete. Qua magari voi ragazzi, adesso per completezza, io vi faccio vedere queste slide, ma magari voi fate pausa e date una lettura per approfondire un po' in più, perché diciamo sono soltanto definizioni e dovendole io illustrare mi limiterei e poi nient'altro che a leggere definizioni, quindi rimando a voi questo compito. Poi abbiamo mappe, esempio di visualizzazione di indicatori, abbiamo ancora metodi di classi di uguale ampiezza, anche questi sono altri esempi di visualizzazione. Poi abbiamo ancora altri esempi che possiamo illustrarvi, ecco, metodo delle deviazioni standard, oppure ancora metodo dei quantili, o ancora abbiamo qualche altra slide da mostrare, mappe a densità di punti, ecco, vedete per esempio qua, per esempio, si può immaginare un centro servizi a densità abitativa, quindi ogni mappa rappresenta un tema preciso. Quindi mappe a simboli scalari, mappe categoriali, e infine, per esempio, mappe a isoline. Che sono isoline? Sono linee in cui si verificano degli eventi e distinguono classi diverse. Per esempio, immaginate questa isobare. Che sono isobare? Per chi segue un minimo delle previsioni del tempo sa benissimo che riguardano delle aree di pressione costante, quindi per esempio all'interno di questa piccola area la pressione è costante e così via anche all'interno di quest'altra area, areola che dir si voglia. Quindi anche la rappresentazione di fenomeni atmosferici fa parte sicuramente di un GIS, vedete? Maps per esempio non ha pertinenza di chi mi risulti, poi se adesso ultimamente hanno sviluppato qualcosa in tal senso potrebbe anche essere, ma fondamentalmente è GIS che si occupa di questa cosa. Ecco perché una ragione in più per dire che Maps è una istanza di un GIS. Un GIS è molto più ampio, riguarda molte più cose, no? Poi abbiamo, per esempio, in questo caso abbiamo le ISO IPSE, sono delle linee che demarcano nell'ambito di una montagna. Immaginate questa è una montagna, una collina, quello che sia, delle linee con la stessa altitudine. Vedete, quindi in questo caso io riesco a vedere dall'alto la morfologia di questa montagna guardando queste ISO IPSE, che assomigliano molto per certi versi alle linee delle isobare di un modello di rilevamento atmosferico. Bene, ragazzi, detto questo, io mi fermo, semplicemente vi ribadisco il concetto, anche se questa lezione è sicuramente un po' più semplice, perché si è trattato di parlare di molte descrizioni, definizioni. Però non per questo meno importanti, in qualche modo costituiscono la base, come ho detto all'inizio, per avere una conoscenza consistente che vi permetta di comprendere le argomentazioni che saranno affrontate nella prossima e soprattutto nell'ultima lezione. Va bene, detto questo, dato che esclusa questa avremo ancora altre due lezioni, io il consiglio molto caloroso che vi esprimo come sempre è quello di studiare. Ecco, studiare perché ormai siamo agli sgoccioli e quindi niente. Quindi cosa? Quindi studiate, studiate, studiate. Alla prossima. Ciao!